tanto al Ministero dello Sviluppo Economico prosegue il sit-in degli addetti alle energie rinnovabili che sono in sciopero contro il piano del Ministro Romani che prevede proprio tagli agli incentivi per gli investimenti nel settore. Sentiamo le testimonianze raccolte da Matteo Parlato. Rappresentiamo innanzitutto le 54.000 persone che hanno firmato il nostro appello e i 116 sindaci d'Italia che hanno voluto raccogliere il nostro SOS. Un SOS lanciato dai 150.000 lavoratori del settore, che sono divisi in oltre 2.000 aziende piccole, medio-piccole e anche grandi, abbiamo anche in realtà da 1.000 lavoratori. È una realtà che valeva diversi miliardi di euro, un piccolo miracolo italiano nato nel corso del 2009 e del 2010 che con questo decreto sostanzialmente va a morire. La manifestazione di oggi, il sit-in di fronte a Montecitorio delle 15, nascono proprio dall'esigenza di dire che noi non vogliamo far terminare il nostro lavoro. Siamo una speranza per il paese, creiamo ricchezza, miglioriamo l'ambiente e siamo fra l'altro tutti giovani. Aziende giovani create nel corso degli scorsi 5 anni e giovani lavoratori molto qualificati, l'età media è intorno ai 30 anni con altissime qualificazioni. E voi lavorate in partnership con una società tedesca, qual è la differenza nel solare, nell'eolico fra la Germania e l'Italia? Beh, il mercato tedesco è un mercato molto più maturo di quello italiano. Noi avevamo auspicato che anche il governo prendesse spunto dai decreti, dalle leggi che ci sono in Germania che regolavano il mercato, così non è stato e purtroppo il nostro mercato probabilmente per un paio d'anni nel settore fotovoltaico si bloccherà. Ma fermare le ricerche nel fotovoltaico non significa anche perdere in concorrenzialità? Significa certamente perdere un'altra occasione per l'Italia. Mentre gli altri paesi stanno andando avanti con le energie rinnovabili, il nucleare è fermo, l'Italia si fermerà di nuovo. Ma la nostra azienda in meno di 7 anni dalla sua nascita nel settore fotovoltaico sviluppa ricavi per oltre 100 milioni di euro. Il nostro gruppo nel complesso siamo come valore della produzione sopra i 200 milioni di euro, occupiamo in modo diretto 230 dipendenti, il nucleo diciamo, che gira attorno al nostro gruppo nel sito storico industriale di Terni occupa più di 1.000 persone. È l'unico settore in forte crescita negli ultimi anni. La conseguenza di questo decreto è una conseguenza pessima perché con il più recente decreto e all'improvviso le tariffe che sono entrate in vigore dal 1° gennaio di quest'anno, soltanto il 28 febbraio, sono state totalmente vanificate. Capite, faccio l'esempio della nostra azienda, abbiamo circa 50 milioni di valore nei cantieri al momento dell'uscita del decreto e questo ha generato soprattutto nelle banche, negli enti finanziatori un'incertezza facilmente comprensibile in quanto la modalità di rientro messa sui piani industriali è venuta improvvisamente a mancare. Credo che per lo sviluppo del futuro industriale del nostro paese non si possa agire generando inaffidabilità, cioè significando inaffidabilità.